versetti da 7 fino a 15. Matteo, parlando della preghiera, dopo aver detto cosa pensa Gesù della preghiera fatta in modo sbagliato da ipocriti e aver invitato i suoi a farla nel modo giusto, da credenti, insegna una preghiera sua, il Padre nostro. Notate, su 4 Vangeli, quanti Vangeli riportano il Padre nostro, che è la preghiera di Gesù? 2. E sono tutti e due uguali in Luca e in Matteo? No. Due formulazioni diverse, il che vuol dire che quello che Gesù insegna non sono le parole, semmai è il contenuto delle parole e il come pregare, in quale prospettiva mettere la propria indicazione. E notate, dice, quando pregate, non usate tante parole come fanno i pagani. Essi pensano che a furia di parlare Dio finirà per ascoltarti. Voi non fate come loro, perché Dio, vostro Padre, sa di cosa avete bisogno prima ancora che voi glielo chiediate. E de che pararon questo che si affida a Roma, che crede a Roma questo, tante nostre preghiere non si saranno più, forse le saltano fuori un pochino più cristiane, più serene perlomeno. Quando la vita picchia da sodo, non è semplice neanche pregare in modo sereno, né? Quando si dice che sta sempre a sbattere per problemi, sofferenze, difficoltà enormi, eccetera. Sapere che lui le sa tutte senza neanche dirgliele è bello da una parte, consolante, però risolve il mio problema, lascia la realtà com'è, è vero o no? Anzi, spontaneamente vorrei dire, ma se sai qual è la mia situazione, perché te ne freghi? Perché? Come Gesù in croce? Non sarebbe una bella preghiera. Eh sì? Gesù in croce cosa ha detto? Padre, perché mi hai abbandonato? Non dimentichiamo però, è la radice di un salmo che alla fine dice, io ti roderò nell'assemblea. Dice così, eh? Non è tutto un lamento, è solo l'inizio che dice che sto sperimentando un disagio enorme, una sofferenza terribile, mi sento uno straccio buttato via da te, però so che non è vero, so che tu sei presente, so che tu mi ami e io ti loderò, ti testimonierò, eccetera, nell'assemblea. È uno dei salmi che comincia in un modo e finisce in un altro, c'è un cambiamento all'interno, il Salmo 21, però Gesù sulla croce l'ha fatto suo. Così per noi, in certi momenti, dire a Dio quel che sa, ci rasserena un po', scarica un po' la tensione dentro, ecco, è utile per quello magari, non servirà a lui perché lo sa già, e non è comunque che il sapere che noi siamo nei guai che lo commuove più di tanto e lo fa correre ai ripari, né? Tanto se non frega proprio, perché dipende. Sì, ma è... Ma è che cosa otterrà? Lo spirito. Cioè il mezzo per affrontare, per non restare sommersi dal problema. Ma il problema resta letto tante volte. Lo fa anche i miracoli delle volte, né? Però notate, il problema non è perché i pagani chiedono e il discepolo no. E infatti poi guardiamo il Padre nostro, sono 7 domande. E 7 vuol dire pienezza di domanda. Quindi non è il fatto di domandare che fa problema per Gesù, semmai è il cosa chiedere e il come chiederlo, semmai. Il vero problema di Gesù è che lui dice non fate come i pagani, ma com'è che pregano i pagani? Quando un pagano prega, di cosa è preoccupato? Di Dio o di se stesso? Prega Dio ma perché le sue cose non vanno come dovrebbero andare, o ha paura di non farcela, eccetera, eccetera. Un pagano, quando prega Dio, prega che Dio faccia quel che occorre a lui, quello che vuole lui, la persona. Io ti do quel che vuoi, faccio per te quel che vuoi, ma tu fammi quel che mi occorre, dammi quel che mi occorre, tienimi in piedi. Il cristiano, il credente, quando prega, il discepolo, quando prega, cos'è che domanda a Dio? Che gli si riveli a lui, lo renda capace di accoglierlo nella sua vita. E questo che chiede. Il pagano, che idea ha di Dio? Uno che se ne frega, che è in ferie, che pensa ad altro. Il discepolo quando prega, cosa pensa di Dio? Che è un padre che sa già, che si interessa a lui, che gli vuol bene, se davvero crede. Chiamare Dio padre non è un caso. Gesù dice, voi siete chiamati ad avere con Dio la stessa relazione che ho io. Io figlio verso mio padre, voi fratelli miei, figli suoi attraverso di me, con vostro padre. Fate diventare vostra la relazione che ho io con lui.
A quel punto la parola padre sarà una parola vuota o una parola piena di significato e di valore? Sì o sì? È facile per noi, no? Ci viene spontaneo tutti i giorni, ci mancherebbe. O no? Fine? Magari, magari. Questo è il cappellino. Quindi non si tratta di convincere Dio a fare qualcosa o non farlo, si tratta di trovare noi, aver noi la forza, chiedere a Lui di avere la forza di accoglierlo e di fidarci di Lui, sapendo che Lui sa già, perché appunto non è come noi. Il Padre è Agios. Cosa vuol dire Agios? Dai, vediamo se le cose si ricordano un pochino. Agios è santo, ma anche Osios è santo. Anche questo è il dottor Ieros, Osios, Agios. Ieros, santo di diritto. Io svolgo un compito che riguarda Dio, quindi non posso non essere in relazione con lui, sono santo. Il Papa cos'è? Santo Padre, questo fosse un Asen, ma ricopre quel ruolo lì, quindi è santo. Ma è santità cristiana o santità pagana quella lì, legata al titolo che hai? È pagana? Anche se il Papa, per grazia di Dio, è mio pagano, no. Però è l'idea di quel tipo di santità. Osios, santo perché fedele, in ebraico è Kassid, colui che fa quel che dice, ti puoi fidare di lui. E Dio è Kassid, il credente che vive secondo la legge di Mosè è Kassid, santo perché lo conquista, santità di conquista, ho conquistato la santità, la sono meritata. Gesù quante volte utilizza Ieros? Vi ricordate, in tutto il Testamento non c'è neanche una volta la parola Ieros. La santità greca non esiste, la santità pagana per Cristo non esiste. I primi cristiani vengono tutti dal paganesimo, la maggior parte almeno, ma il tipo di santità che avevano in testa prima, da pagani, non esiste più da cristiani, buttata via. Osios quante volte c'è in tutto il Nuovo Testamento? Santo perché fedele? 7-8 volte, detto soprattutto di Dio e di Cristo, mai l'uomo, il discepolo non si pensa mai fedele. Agios, quante volte c'è? Un migliaio. Ma chi è Agios? Lo Spirito. E Agios vuol dire? Agios, non terrestre, non è della terra, non terrestre, altro. È il Dio di Isaia, capitolo 6 di Isaia, chi si ricorda? L'apparizione che lui ha, la visione che ha nel Tempio di Gerusalemme, quando vede la gloria di Dio, i cherubini, eccetera, eccetera, dice, oddio, povero me, sono morto, dice, ho visto Dio, amore, che sono un peccatore. E il cherubino, mandato da Dio, prende un carbone acceso, glielo mette sulle labbra, il tuo peccato è perdonato, è espiato, vai e annuncia quello che Dio ti manda a fare. Ma il canto dei cherubini, che poi nella nostra messa, il santo, santo, santo della messa, quel canto lì, cosa dice? Che Dio è, in ebraico, kadosh, kadosh, kadosh. In greco è agios, agios, agios. Dio è il totalmente altro. In lui non c'è niente di terrestre. Le mie giuche di una roba pure una fanno altro. Come facciamo noi? Lui è altro. La santità di Gesù è agios. Qualcosa che non fa parte della terra. È la sua santità che dà a noi attraverso il suo spirito. Quindi, quando parliamo del Padre, di quale santità parliamo? Agios. Una santità che non deve dimostrare a nessuno perché fa parte di sé, è la sua natura. Lui è altro da noi, però si dà a noi attraverso il suo spirito, vuole rendere noi altri da quel che siamo, capaci di una vita diversa.